Ciao amici, eccoci tornati a Campo Imperatore per un'altra gita, questa volta accompagnato da Laura perché volevo farle vedere la bellezza di questo territorio. E ci siamo trovati davanti a diciamo, a un moto raduno che stiamo per incontrare, oltre a un traffico esagerato di motociclette. Ecco, vedete. Questo è il moto raduno che lasciava Campo Imperatore, quindi abbiamo dedotto che, essendo noi arrivati intorno a mezzogiorno, fosse partito da poco e veramente lungo. E abbiamo deciso invece poi di tenere un'andatura molto tranquilla, nonostante poi la salita a Campo Imperatore sia stata profondamente disturbata da alcuni motociclisti che avevano un'andatura assolutamente inadeguata rispetto al tipo di tragitto. Non è il caso del gruppo qua davanti, ma siamo stati fortemente superati. Ma il premio del giorno, secondo me, lo vincono una coppia di amici anziani che si erano messi il tavolino in una piazzola di sosta, eccoli li vedete, e mangiavano amorevolmente, fantastici. Guardate che spettacolo. Ok, qui siamo già all'interno di Campo Imperatore, stiamo salendo verso l'osservatorio, la nostra prima tappa. La nostra intenzione era quella di, e poi l'abbiamo fatto effettivamente, soprattutto grazie alla tenacia di Laura, era quella di andare a vedere il rifugio Duca degli Abruzzi, che sta a circa 2400 metri. Come potete vedere, in basso a sinistra c'è un accanto al tachimetro, c'è un piccolo altimetro che segna l'altezza massima che stiamo per raggiungere, che poi è per l'appunto quella dell'osservatorio. Ed è una salita molto piacevole, soprattutto se fatta intorno ai 60 km all'ora, 40 km all'ora, perché si riesce a gestire molto bene la parte tornanti. Qui le moto stradali si vedono, le moto sportive ovviamente no, perché ci sono pochissimi rettilinei, la moto sportiva non riuscirebbe a esprimere il suo meglio, per cui si incontrano molte più moto sportive in direzione Mucciante di quanto non se ne incontrino qui, mentre questa è una strada prevalentemente ad appannaggio di motociclisti stradali, ecco, diciamo così. Siamo per raggiungere la vetta, qui vedete le scritte dei ciclisti che normalmente percorrono questa salita, eccone uno. Vedete un sacco di macchine perché la gente qui viene a fare trekking, quindi vi capiterà di vedere portabagagli aperti, gente dentro che si toglie pantaloni tipo jeans e mette pantaloni tecnici, prende corde, prende piccozze, prende di tutto e poi sale. Ecco l'osservatorio, quello che voi vedete accanto è una struttura. In questo spiazzo ci sono, quello là davanti è l'albergo Hotel Imperatore in ristrutturazione. Vedete che c'è veramente molto molto traffico. E noi qui ci siamo poi fermati per andare al rifugio Duca degli Abruzzi, 40 minuti di salita a piedi, molto semplice, però merita. Quando siamo scesi, tempo positivo, ecco l'amico sta facendo inversione, giustamente, poveraccio, la moto sportiva sterza poco, e ci siamo diretti verso il Mucciante. La strada per il Mucciante è una strada indubbiamente più rettilinea, molti meno tornanti, asfalto tutto sommato molto discreto, e io, ciò nonostante, consiglio di godersi la gita. Ecco, vedete, io normalmente non supero mai i 100. Il motivo è molto semplice, perché questa è una zona con, diciamo, con un gran numero di bestiame libero, quindi ve lo potreste trovare dietro una curva. Ecco, questi sono altre persone che partono per fare trekking. Comunque vedete che ciononostante questa è una zona a diciamo a scarso traffico. Non ve ne
Però tenete anche conto che stiamo parlando intorno alle ore 15, quindi fondamentalmente questo significa che gran parte del traffico a Campo Imperatore si sviluppa durante la mattina. Dunque, la temperatura è una cosa molto importante. Noi siamo partiti che siamo arrivati che c'erano circa 10 gradi. Ecco, qui questo è uno snodo, avete visto le motociclette, questo è uno snodo in cui si ritrovano, che collega sostanzialmente la strada statale con la strada che poi porta esclusivamente praticamente all'osservatorio, quindi su quella piazzola ci sono molte motociclette. Questa invece è la strada statale e, vi dicevo, la temperatura, acceleriamo un attimo, la temperatura passa dai 10 gradi ai 14, il tempo è molto variabile, l'importante è evitare la pioggia. Come vedete, niente traffico, pochissime moto, eccetera, però la cosa molto bella che ci è capitata di vedere anche questa volta, però è, voglio dire, no, è più che normale a Campo Imperatore, è la presenza di bestiame, come vi dicevo. E siamo passati accanto a questa meravigliosa mandria di cavalli che un istante prima, vedete, stava attraversando la strada. Per cui correre su queste strade è, sinceramente, passatemi il termine, una stronzata, perché fondamentalmente la volta scorsa io ho trovato l'attraversamento di pecore dietro una curva all'attraversamento di cavalli. Quindi il fatto che ci sia un'andatura superiore ai 100, in alcuni passaggi anche ai 60, vi apre veramente dei rischi. Anche perché tra una moto sportiva e un cavallo non so chi vincerebbe, probabilmente perderebbero entrambi. Come dicevo, i paesaggi sono una cosa meravigliosa. Campo Imperatore offre, da un punto di vista di risorse, molto poco alle persone del posto, se non allevamento e il turismo, ma gli imprenditori del posto sono stati estremamente intelligenti, secondo me, perché, ecco, qui vedete più traffico, perché sono stati in grado di sfruttare quell'aspetto naturale e farne un punto di forza. Per cui è possibile mangiare dell'ottima carne, è possibile girate su delle strade che vedete, l'asfalto è molto grezzo, ma è molto compatto, quindi non ci sono le buche di Roma, cioè sì, per intenderci. E quindi è un piacere poi alla fine girare per queste praterie, perché di questo si tratta, per queste praterie, e perdersi in queste strade che vanno bene poi per qualsiasi tipo di moto, perché la moto sportiva userà questo asfalto che vedete qui. Questo è il rettilineo, uno dei rettilinei più lunghi che ci sono a Campo Imperatore, porta verso il Mucciante, mentre ovviamente le moto stradali come la mia possono avventurarsi in vari tipi di strade bianche dal fondo più o meno compatto. Non ci sono, non ho mai visto pesanti mulattiere, ma ho sempre visto del ghiaietto molto compatto che, insomma, vi permette tutto, anche ai meno esperti, di provare ad avventurarlo. Prima di arrivare al Mucciante volevo dirvi ancora una cosa. Pensate che, ecco, la strada che avete visto a sinistra porta alla vecchia miniera di bitume, e qui non c'erano sufficienti risorse. Nel fascismo una persona scoprì che c'era del bitume e ottenne dei fondi statali anche per la costruzione di questa miniera, se non ricordo male, che però poi i lavori furono interrotti, quindi alla fine non si aprì neanche la miniera. Questo è un territorio molto duro. D'inverno è meraviglioso per le piste da sci e tutto l'anno è meraviglioso per la natura. Però ecco, sono stati, ve lo dico perché questi sono stati bravi proprio gli imprenditori a sfruttare appieno quelle poche apparenti risorse. Ed ecco laggiù il Mucciante dopo questa gincana destra-sinistra, adesso vedrete quanto è popolato, ma soprattutto vi faccio notare come sia cambiato il meteo da quando eravamo partiti quando arriviamo, questo nuvolone centrale che si appresta a scendere verso la prateria e a coprire tutto. E io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Andate a Campo Imperatore,
mangiate degli ottimi arrosticini, pensateci. E niente, vi saluto al prossimo video.